L'Inter batte per 1-0 la Juventus di Max Allegri grazie al gol di Di Marco, altra figuraccia, mi verrebbe da dire, di quest'anno di Massimiliano Allegri. Perché quello che ha fatto Allegri oggi è stato fare una formazione letteralmente senza senso per il primo tempo, con una scelta assurda con questi due attaccanti che non sono attaccanti, l'ennesima formazione diversa, concedendo l'intero primo tempo ai nerazzurri, cominciando la partita semplicemente con palla al difensore, regalo all'avversario, subito tutti dietro. L'atteggiamento era proprio quello del stiamo tutti dietro e non subiamo il gol. Il gol poi arriva grazie a Di Marco, con una con un gol diciamo anche un po' fortunato del terzino interista, però lo vedi che l'Inter nel primo tempo a provarci di più, a crederci di più. Poi nel secondo tempo la Juventus si espone un po', ma è una Juve che non tira mai in porta. È una Juventus che nel finale ha Di Maria, Chiesa, Pogba, Paredes, Milik, giocatori di un certo livello, eppure non riesce a fare un tiro in porta. Un tiro in porta. E questa la Juventus di quest'anno, una squadra fatta di nomi, ma che non riesce a creare e a sviluppare gioco lì davanti. Ed è inutile quando gioca Vlahovic prendersela con Vlahovic, quando gioca Di Maria prendersela con Di Maria, quando gioca Chiesa, ora ci sono le critiche a Chiesa, ci sono le critiche a Milik, ci sono le critiche a Pogba, ci sono le critiche a chi volete voi. Questa è una squadra che non gioca a calcio e non riesce a sviluppare gioco offensivo. È brava nel chiudersi, è attenta, ma comunque prima o poi il gol te lo prende, perché a furia di stupire ogni tanto lo prendi, ma non riesce a creare occasioni da gol, non riesce a tirare in porta. È una Juventus che non va in finale, perché all'andata aveva fatto 1-1, doveva almeno vincere e non ha fatto neanche un tiro in porta. Io continuo a chiedermi questa dirigenza come può pensare di affidare ancora una volta l'anno prossimo la panchina a Massimiliano Allegri. Ne parleremo, perché questo è uno sviluppo importante, questo secondo me aprirà ulteriormente delle analisi per il futuro. Intanto ditemi la vostra qui sotto nei commenti cosa ne pensate, soprattutto che ne pensate del futuro di Max Allegri. A questo punto la domanda di faccia è: merita ancora una chance con questa Juventus? Unico obiettivo quest'anno a questo punto è l'Europa League, non rimane nient'altro. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.